You need something spiritual. Elevate your mind. Buongiorno cari ragazzuoli, da Luigino Buson. Oggi nuovo appuntamento col grande viaggio di Edoardo Buso, dove sarà Edoardo Buso a selezionare la musica. E ha selezionato due bei dischi, I Feel Love di Donna Summer e Mauro Picotto con Proximus. Vi lascio una bella notizia su cui riflettere. A San Francisco, nella California, hanno cercato di costruire una toilette da 1,7 milioni di dollari. Non è ancora stata finita. Il costoso progetto di un bagno pubblico è diventato il simbolo delle inefficienze burocratiche della città. Due uomini, scrive il New York Times, si siedono su sedie da campeggio in un piccolo parco con finitrici a terra. In primo piano, sotto un pergolato, si trova un'area di pacciamatura. Davanti c'è una bacheca insieme a una piccola libreria gratuita. Una zona di pacciame si trova nel punto in cui dovrebbe essere costruito un minuscolo bagno nella piazza cittadina di No Valley, questa cittadina che è un fiorente corridoio commerciale, pensate, ricco di ristoranti, librerie, caffetterie artigianali. Però non si è riuscito, e poi c'è anche una piazza cittadina con lezioni yoga e un mercato agricolo, però non si è riusciti a costruire questo piccolo bagno, tanto che il progetto è fallito nel momento in cui i contribuenti si sono resi conto che la città stava pianificando un evento per celebrare 1,7 milioni di dollari in fondi statali che i politici locali avevano assicurato per l'unica struttura di 150 piedi quadrati. È sufficiente per acquistare una casa unifamiliare a San Francisco, con più bagni, pensate. Quindi proprio uno spreco di soldi, e la burocrazia si è impantanata. E adesso non rimane che il pantano, e le macchine che dovrebbero lavorare sono ferme per costruire questo bagno, tanto che dei ragazzi giovani si trovano a fare dei party di Halloween per beffeggiare il bagno pubblico di San Francisco. Bene, adesso spazio alla nostra programmazione musicale. Alla prossima, da Luigino Buson.
tue parole.